un campo profughi del Kurdistan iracheno. Si è riunita per la messa una piccola comunità cristiana, prigioniera della guerra e della persecuzione. Spesso si sente parlare di cristiani perseguitati, ma andiamo a vedere, cioè Gesù oggi andrebbe da loro. Ecco, quindi queste ostie in qualche modo compiono quel viaggio che forse oggi Gesù farebbe. Arrivano da lontano, da un altro luogo di pena, le ostie consacrate durante il rito. A farle queste ostie sono tre detenuti del carcere di massima sicurezza di Opera, alle porte di Milano. Colpevoli di gravi reati di sangue, loro non possono uscire dal carcere. Le ostie le hanno affidate ad alcuni volontari che seguono il loro cammino di espiazione e di redenzione. È un paradosso che forse ci avvicina anche a quello che è il paradosso della misericordia divina. Addirittura queste mani preparano quello che diventerà la presenza di Cristo. L'Eucaristia è il centro, per cui anche i detenuti sanno di essere strumenti, perché a un certo punto nella consacrazione c'è Dio che arriva, c'è Dio che irrompe in questo nostro mondo. Ecco, questo è il più grande miracolo di cui spesso forse ci dimentichiamo tutti. Siamo proprio entrati nei campi profughi, dove ci sono i cristiani fuggiti dalla guerra, fuggiti dall'ISIS, fuggiti dai regimi totalitaristici islamici, e per porre al centro l'Eucaristia, e luoghi dove l'Eucaristia ormai, i tabernacoli non esistono magari più. Ecco, rimettere al centro questa... quello che io penso sia il vero sole del mondo, la luce eucaristica, per ridare forza alle persone anche le più fragili. E poi una cosa commovente: durante l'offertorio si sono fatti avanti i più poveri, c'è chi ha portato un piccolo autobus e un bambino ha portato un autobus, delle penne, dei quaderni, una chiave con il simbolo di Gerusalemme, un crocifisso, delle piccolissime cose che abbiamo portato in carcere i detenuti, e si è creato questo misterioso incontro tra questa umanità al limite perseguitata e questa umanità del carcere che sta ritrovando se stessa. Il carcere dovrebbe essere inteso come luogo, tra l'altro come ci insegna la legge, in cui l'uomo può riabilitarsi, no? Ritrovare se stesso, reinserirsi poi nella società. Ecco, questo è un grandissimo tema, e per questo l'idea che le ostie fatte da mani che hanno un tempo ucciso, che vengano consacrate, è comunque una metafora di trasformazione per credenti e non credenti.